Un saluto a tutti, cari amici di YouTube. Adesso volevo parlare di uno dei tanti misteri di epoca contemporanea. Volevo parlare di persone che hanno un superpotere. Queste persone che vi sto elencando hanno un superpotere in comune che loro considerano un dono di Dio. Queste persone sono Rai Moanair, Slavisa Paiskic, Saroy Kumar e Deepak Jankra. Allora, iniziamo prima del parlare di Deepak Jankra, un adolescente che da quando aveva 16 anni aveva una grande dote, quella di resistere a delle scosse elettriche pari a 11.000 volt. Una dose massiccia di scariche elettriche potrebbe uccidere qualsiasi essere umano, ma anche altri animali, e non uccide questo ragazzo che Deepak Jankra, che dice di avere un dono di Dio. Resiste a queste scariche elettriche senza sentire neanche il dolore. Pensate che scoprì questa sua dote, questo suo superpotere, quando stava aggiustando la caldaia del bagno a sua madre. E questo ragazzo può mettere anche tranquillamente la mano nell'acqua tenendo in mano un cavo elettrico e non gli succede niente. E potrebbe anche mettere dei cavi elettrici sulla lingua come fa sempre e non sente né dolore né il suo corpo risente di nessun danno fisico. Una teoria secondo la scienza è che questa persona non ha ghiandole sudorifere né ghiandole salivari e quindi resiste a queste scosse, senza che il corpo non penetra, le scosse elettriche non penetrano dentro il suo corpo e quindi non avverte nessun dolore né danno fisico. A mio parere questa persona è una persona ammirevole, una persona che merita onore perché ha questa particolarità, ma non è un fenomeno da baraccone perché questo ragazzo, Deepak Chandra, utilizza la sua dote per lavorare come elettricista. Una volta, per fare una scommessa con gli amici, si arrampicò su un palo della luce e toccò dei cavi elettrici con entrambe le mani e con la lingua, e pensate che la madre era impaurita perché pensava che si stesse suicidando, e quando vide che non gli successe nulla, tutti quanti lo applaudirono per la sua grande dote che lui considera un dono di Dio. Il fatto che considera che sia un dono di Dio mi fa molto piacere perché Dio può tutto e Dio fa tutto quello che vuole, sempre dalla nostra parte, il nostro creatore, colui che ha creato non solo noi, ma tutti gli esseri viventi e anche gli esseri non viventi, tutte le cose che appartengono al mondo minerale e al mondo vivente sono stati creati tutti da Dio: stelle, pianeti, universi, satelliti, eccetera, eccetera. E altre persone, un certo Rai Mohan Nair, sempre in India, come Deepak Chandra, era un'altra persona che ha questo superpotere di resistere alle scosse elettriche. Questa persona scoprì la sua dote all'età di 7 anni, quando morì la madre. Lui
volle suicidarsi con delle scariche elettriche, ma siccome i tentativi erano inutili, non ha più cercato di suicidarsi e ha notato che le scosse elettriche non gli facevano nulla, non avvertiva neanche quella vibrazione che uno ha quando tocca qualcosa di elettrostatico. Però quest'uomo, Remo Anair, mentre le scariche elettriche oltrepassano il suo corpo, è cieco in quel momento, vede tutto bianco. Può essere che le scariche elettriche gli arrivano solo attraverso gli occhi. Anche lui, secondo la scienza, è perché gli mancano le ghiandole sudoripare e le ghiandole salivari, e quindi non permette al corpo di farsi oltrepassare dalle scariche elettriche. Stessa cosa anche per lo jugoslavo Slavisa Patrick e per Saroj Kumar, che sono altre persone di cui le scariche elettriche le attraversano il corpo, ma senza fargli alcun male, né fisico né che sentono dolore. Queste sono persone con delle doti speciali. Io non li considero una malattia, ma una dote. Quindi, se a mio parere, i supereroi esistono. Prendete quello che ho appena detto come delle mie teorie, come delle mie opinioni. Fatevene poi una vostra, e con questo è tutto. Un abbraccio dal Gran Mitico.